Toys, 100 anni di pubblicità americana dei giocattoli a cura di Gene Hyman e Steven Heller. Questo libro non è tanto un libro sui giocattoli, quanto piuttosto un libro su come noi percepiamo i giocattoli. Si avvale dell'incredibile archivio di Julius Weidemann e ci racconta l'evolversi del giocattolo procedendo per decadi. E soprattutto del giocattolo americano. Come dicevo, si va avanti in senso cronologico, decade dopo decade, si parte dagli anni 20, perché negli anni 20 il giocattolo non è più quella cosa artigianale fatta a mano, ma diventa un prodotto industriale. E quindi all'inizio di ogni capitolo, vedete, c'è la linea cronologica di evoluzione da seguire con le varie indicazioni. Il libro è in inglese, francese e tedesco. E quindi si segue proprio l'evoluzione del costume. Per esempio, guardate qua, durante la guerra si pubblicizzava addirittura una maschera antigas giocattolo. Ai maschietti venivano sempre proposte le armi, mentre alle ragazzine si preferiva proporre o le bambole, oggetti da cucina per farsi belle, vestiti. Poi dopo la guerra c'è l'avvento di materiali nuovi come la plastica, la gomma, i giocattoli cambiano aspetto e cambia anche la pubblicità, come si rivolge all'utente finale. Quindi è molto interessante anche dal punto di vista della grafica, del design, della comunicazione. Si arriva fino, per esempio, anche ai giochi elettronici, no? I primi Atari, che si propongono come un'alternativa al guardare la televisione. Ecco qua le prime Barbie, che legano il rapporto sempre mamma-figlia, naturalmente, poi Lego, nella creatività, per sviluppare la creatività. Quindi è anche un divertente viaggio nella memoria, perché alcuni di questi giocattoli sono arrivati anche in Europa e li conosciamo direttamente anche noi. Quindi, per Taschen, Toys, un viaggio nella memoria, 100 anni di pubblicità.